ne hanno veramente. Allora, vediamo un po' di. Intanto parlavamo anche della grinta delle ragazze, perché diceva lei che ne hanno di grinta da vedere. Assolutamente sì, io ho allenato maschi e donne, ho allenato il baseball, ho allenato il softball, e direi che non c'è questa differenza, anzi, forse una donna quando si mette in campo totalmente, quando decide che, ad esempio, se l'allenatore giusto ti segue, sì, cosa che con i maschi è molto più difficile. Ah, insomma, più impegnativo. È più facile ottenere risultati dalle donne sotto il profilo dell'impegno, della dedizione, che non dai maschi, sicuramente. Poi ci sono aspetti positivi e negativi, come tutte le cose, no? Però dire che una donna non abbia grinta nello sport o ne abbia poca, no, assolutamente. Io credo che forse ne ha più dei maschi. Forse ci sono attività sportive che poi rafforzano anche questo vigore, questa forza di carattere, no? Lo potenziano. Quando è che è incominciato? Risaliamo alla notte dei tempi. Sì, no, beh, allora diciamo che tra l'altro la tradizione del baseball e in parte il softball a Castelfranco esiste da 40 anni. 40 anni con una società che sono i Dragons, che principalmente facevano baseball, hanno avuto nel passato anche la squadra di softball. E proprio da quello poi a un certo punto, quindi arrivati poi intorno al 2007, si è sentita la necessità all'interno di dover scindere le due cose, perché come diceva Morabito sono due sport completamente diversi e hanno anche delle necessità diverse. Uno in particolare, che dalla parte ci sono i maschi e dall'altra ci sono le donne. Ma a parte quello i campi sono diversi, quando hanno dovuto costruire un altro campo, ma è anche tutto lo sport, tutto quello che ci va dietro, che va gestito in maniera diversa. Io non facevo ancora parte nel 2007 della società, io ho iniziato a essere all'interno di questo sport nel 2008, un anno dopo, e però all'epoca ero solo spettatore per un anno. Poi sono entrato... Ma se ne intendeva un po'... No, io sono, come tantissimi di noi, entrato con una figlia che ha cominciato a giocare a baseball per 2 anni e poi è passata al softball e ancora oggi gioca. Quanti anni ha? Adesso ha 19 anni, quest'anno sono 10 anni che gioca. Quindi diciamo quello è stato un po' il momento col quale sono. Però sono stato anche subito attratto da questo sport. Cioè io sono un sciatore di passione, ho fatto calcio da ragazzo, però quando ho visto questo sport sono stato veramente coinvolto per tutta una serie di fattori, tant'è vero che poco dopo entrai nel direttivo della nuova società che era già SD Tandes Castellana Sobbo con un altro presidente, e ho fatto gli ultimi 4 anni da vicepresidente e poi dall'ottobre dell'anno scorso sono entrato come presidente. Quindi la società ha lavorato per tutto il periodo da quando è nata 2007 fino a 2014 con il giovanile. Nel 2014 c'è stato un salto un po' di qualità, è stato messo in piedi una serie A2, ha fatto un anno di A2. Poi nel 2015 abbiamo un po' cambiato le cose, abbiamo voluto dare una veste nuova alla società sia a livello direttivo che a livello tecnico. Infatti nel 2015 è entrato Adriano Morabito come capo coach e allenatore ed è stato l'anno dove la 2 è stata promossa in ESL, in massima serie, abbiamo vinto la Coppa d'Italia nello stesso periodo che sono diventato presidente. Io sono entrati anche degli altri collaboratori come dirigenti. C'è stato un cambio, insomma, c'è stato un cambio abbastanza importante, perché abbiamo voluto in qualche maniera dare un'importanza superiore a quello che è il softball a Castelfranco e ci stiamo muovendo in questa direzione, tanto è vero che siamo qui, siamo nei vostri studi per riuscire a portare avanti questo progetto, che non è solo un progetto che deve per forza di cose portare in palmo di mano sopra il vertice la Serie A, ma soprattutto portare a un allargamento della base del giovanile. Eh sì, quello sì. Della parte tutto. A livello Italia, che diffusione c'è sul territorio? Dove sono le squadre più brave, insomma, che allora, a livello italiano diciamo che abbiamo la Lombardia che la fa maggiore sotto l'aspetto del softball, perché ci sono esattamente 4 società che sono in Serie A in Lombardia, 4. Sì. È sviluppato molto di più, molto probabilmente hanno un indotto anche superiore per la raccolta delle giovani atlete,
E poi diciamo che è diffuso, diramato in tutta Italia. Abbiamo perso da qualche anno e stanno tentando di recuperare la Sicilia, la Puglia e altre regioni del sud che avevano comunque delle realtà nel sobbo molto importanti, anche perché Adriano se lo ricorda quando lui iniziò a fare il tecnico nella Serie A2 e poi in A1, e si giocava in tutta Italia, andavano a giocare anche in Sicilia, andavano a giocare in Puglia, andavano a giocare. Perché si è perso per mancanza di... Ma ci sono tanti fattori, diciamo, adesso analizzarlo velocemente è una cosa un po' complicata. Sicuramente io do la colpa al 50% alla federazione e il 50% alle società, nel senso che io sono convinto che si sono lasciate perdere delle cose importanti, proprio quello che è la base, quello che è il giovanile, quello che è lavorare sull'importanza di questo, per dare forse un po' troppo importanza alla massima serie, per esempio IBL Baseball e un po' anche l'ISL, quindi la Serie A Softball, però lasciando stare tutto quello che è il lavoro del giovanile, dove... Come dappertutto, insomma, dove si trascurano le nuove leve, c'è cioè, prima o poi torna un boomerang, insomma. Viene un po', diciamo, in automatico, perché ovviamente uno dice, ho in mano quello che può essere il massimo per la visibilità, quindi la massima serie, mi dedico totalmente e punta tutto lì, però senza tener conto che poi, come è successo, si trova senza niente sotto, sicché adesso noi abbiamo un lavoro di 4-5 anni a dover ricostruire tutto. Mamma mia. Dal punto di vista dei prossimi appuntamenti strategici, dove vedremo anche coinvolti sempre più lo sponsor, le attività giovani e non giovani, come si articola? Ma noi adesso siamo nella fase ferma della stagione, perché praticamente tutti i campionati finiscono intorno a fine settembre. Riprende la quindi adesso allenamenti? Adesso ci sono solo allenamenti, sì. Allenamenti, noi faremo il primo appuntamento che abbiamo è a Barcellona dal 3 al 5 di marzo, dove porteremo la prima squadra a fare un torneo che è un pre-season, e quindi abbiamo questo appuntamento. Poi tutti i campionati dal giovanile alla prima serie normalmente iniziano i primi di aprile. I primi di aprile inizia la Coppa Italia per l'ISL, poi il 22 inizia la stagione vera e propria che si potrà avere fino a fine luglio. Aspetta, sì. Col caldo? Col caldo, sì, noi giochiamo in tutto il periodo, diciamo, estivo. Durante ovviamente tutta la stagione gioca anche il giovanile, categoria ragazze, cadette, under 21, loro fanno un campionato cosiddetto regionale all'interno della regione, dove ovviamente chi poi arriva ai risultati più importanti può andarsi a giocare il titolo nazionale con i vincitori delle altre regioni. In mezzo a tutto questo ci sono di solito le coppe europee, i mondiali juniores, i mondiali seniores, cadette, europei, via dicendo. Altra cosa importante, alla fine di solito della stagione iniziano i tornei, che per il giovanile sono la cosa più bella, perché vuol dire portare una squadra, che non so, 4 giorni in Friuli, 4 giorni a Roma, 4 giorni dove giocano con tantissime altre squadre, fanno le prime esperienze i bambini, che sono importantissime anche sotto l'aspetto sociale, familiare, di vita, sì, quello di andare via da soli con un team per 4-5 giorni. Ed è una cosa che noi, anche i miei predecessori, come si dice? Predecessori hanno fatto. E quindi si continuerà? Si continuerà, è una cosa che praticamente facciamo da sempre, normalmente facciamo 4-5 tornei all'anno di questo tipo e poi facciamo il nostro torneo in agosto in casa, che è un torneo internazionale seniores e anche giovanile. Quindi ci muoviamo, diciamo, a 360 gradi. Infatti, volevo chiedere una curiosità, vedevo segnato con un colore il viso, perché? Allora, è un vezzo oppure una strategia? Tutte e due. Allora diventa un modo per così, per caricarsi, per avere una faccia un po' più dura, per mostrare un po' più... Grinta. Però in realtà è un antiriflesso. Infatti pensavo un antiriflesso. È un antiriflesso, viene messo sotto l'occhio perché quando hai il sole contro, il sudore, quindi permette una migliore visibilità della palla. Il campo è lungo 60 metri, la palla è grossa circa 9 pollici, quindi... Per intenderci quanto... Più o meno di queste dimensioni qui, quindi seguirla a 60 metri di distanza ci vuole occhio, prontezza e non puoi sbagliare. Mamma mia.
difficile. Sì. Ma se una persona è miope oppure problemi di vista, occhiali, deve usare lenti, è impossibile giocarlo, deve usare le lenti. Sì. Non è pericoloso comunque, no, per se riceve la palla? No, usa, c'è qualche giocatore che addirittura usa gli occhiali. Infatti ho visto prima una foto. Sì, sì, c'è qualche giocatore che usa gli occhiali, però adesso quasi tutte usano le lenti, quelle che hanno problemi di vista usano le lenti e non hanno nessun problema. Insomma. Gli allenamenti in cosa consistono? Cioè qual è la parte del corpo che deve essere più rafforzata? Più lo scatto, più l'allenamento muscolare? No, non c'è una parte, si lavora sulla coordinazione, si lavora sulla velocità. Quindi sulla velocità? Sulla velocità, sì. È uno sport estremamente veloce. Quindi far pesi è controindicato? Perché no, si fanno per rafforzare, perché la forza, cioè la velocità deriva dalla forza, se non sei forte non puoi essere veloce. Insomma. Quindi ci sono alimenti. Noi abbiamo l'immagine del centrometrista, no? Cioè, il centrometrista non è uno magro. No, assolutamente. Cioè, ecco, quindi la forza è velocità. Sì. Alimentazione particolare? Diciamo che noi cerchiamo di far cultura anche su questo, perché è una parte importante. Io alle mie ragazze dico sempre che è uno sportivo... è una Ferrari, se metti dentro gasolio il motore lo butti via, quindi quello che mandi giù poi è quello che sei, e quindi diciamo che alimentarsi in maniera sana prima di tutto, ecco, noi cerchiamo come messaggio, non so se in TV va detto o no, però come messaggio di non prendere niente che sia dentro un sacchetto. Cioè di cercare di alimentarsi evitando tutto quello che è confezionato. Ecco, addirittura, quindi stare molto attenti perché dopo la resa sì, perché è uno sport dove i riflessi sono fondamentali, cioè la tua capacità di reagire è fondamentale, le velocità sono elevatissime. Ripetiamo, meno di mezzo secondo per decidere, quindi cioè non puoi guidare una Formula 1 se non sei un atleta, diciamo, ecco, è così, è estremamente veloce, quindi il tuo organismo è messo interamente alla prova, quindi più preparato sei, più sano sei, meglio lo giochi. Quindi questo può anche uno stile di vita, come in tutte le attività sportive, come tutte quelle le attività sane, sportive, quindi... direi, io credo che lo sport è di alto livello, perché noi stiamo parlando sì di giovanile, ovviamente che è la parte nostra importantissima, focale del nostro lavoro, e quindi cultura di ogni cultura dello sport, cultura dell'alimentazione e via dicendo, però dobbiamo dire anche che noi abbiamo l'eccellenza, noi abbiamo la Serie A, dove sono atlete che entrano a far parte delle nazionali, noi abbiamo già in questo momento 2-3 nazionali, quindi diciamo che è uno sport di alto livello e competono con nazioni che hanno 3 milioni di giocatrici. Quindi... Che età hanno le nazionali in Serie A, le ragazze? Allora, le nostre nazionali partono dalla categoria ragazze, arrivano fino alla seniores e entrano in nazionale nelle varie categorie. Ma in questo momento abbiamo 2 atlete che hanno fatto l'Europeo a Barcellona l'anno scorso juniores. E fanno parte della nazionale juniores. Massimo età per giocare a questo sport? Io credo che fin quando il corpo ti sostiene l'esperienza conta tantissimo. Perché c'è una giocatrice che tengo ad... Dica? Sì, che la Palermi, ad esempio, che ha giocato fino a, credo, 50 anni quasi. Caspita, quindi un esempio eclatante, ce lo possiamo fare. Siamo arrivati in chiusura, allora, presidente, allenatore, sponsor naturalmente, grazie di essere stati qui con noi, grazie di averci seguito, speriamo di avervi dato anche un suggerimento, un'idea per praticare uno sport per le vostre nipoti o figlie, alternativo, diverso dal consueto, che comunque è coinvolgente di squadra, ma anche individuale, insomma, sviluppa tantissime capacità tecniche, sportive, gesti atletici, insomma, è da seguire, speriamo di poterlo seguire anche noi naturalmente. Grazie ancora, grazie buon proseguimento, grazie. A domani.